Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka. Io sono Alessio e oggi parleremo un pochino di scienza come sempre in pochi minuti. Una curiosità molto interessante. È stato trovato un oro galleggiante all'interno di una balena. 42. Dunque, quando è arrivata in redazione questa notizia, tutti abbiamo preso in considerazione il fatto che Pinocchio esistesse veramente. Ora, a parte gli scherzi, è un ritrovamento un po' particolare, perché appunto in Thailandia è stato ritrovato un oggetto minerario molto importante all'interno appunto di una balena. Adesso vi racconteremo un pochino le dinamiche di come è avvenuto questo ritrovamento. Innanzitutto parliamo di un qualcosa che potrebbe portare un po' di disgusto, perché effettivamente questo oro galleggiante è stato trovato all'interno del vomito di questa balena. Questa sostanza molto preziosa non è proprio oro, avremmo fatto una scoperta veramente sensazionale. È un'ambra molto particolare, ma comunque da un elevato valore. Si tratta infatti di ambra grigia, denominata anche oro galleggiante, appunto, o tesoro del mare, per il suo enorme valore economico. Le balene, praticamente, che succede? Che transitano sull'Oceano Indiano e i pescatori sanno che questi animali possono effettivamente essere fonti di ricchezza. Il pescatore, abbiamo anche il nome, Narong Pechara, intento nella sua attività solita di pesca, ha visto galleggiare un blocco grigiastro e ha capito subito di cosa si trattava e che poteva valere proprio una fortuna. L'uomo infatti ha fatto analizzare il blocco da esperti dell'università di Songkhla, che hanno confermato che l'ammasso che stava appunto all'interno del vomito di questa balena pesa all'incirca 30 kg, con un valore da 35.000 a 50.000 euro al chilo, quindi per un valore complessivo di 1 milione di euro. Questa sostanza molto odorosa, prodotta dall'intestino dei capodogli, viene usata principalmente nell'industria dei profumi ed è particolarmente rara, anche perché non tutte le balene la producono, ma solo tra l'1% e il 5% di esse. Sentendo il pescatore, le prime dichiarazioni sono state che appunto nessuno degli abitanti del villaggio aveva mai visto l'ambra prima e proprio per questa scoperta sono stati molto felici. Il pescatore comunque ha intenzione di vendere il blocco, così potrà ritirarsi dal lavoro se non prima di aver organizzato una grande festa per tutti. Con questa curiosità appunto data dal mondo della natura che ci piace sempre molto osservare, se vi è piaciuta questa piccola news, questa breaking news, fate un bel like oppure anche un dislike, cercate anche di commentare il nostro video qua su YouTube. Come sempre continuate a seguire la nostra pagina di Lega Nerd anche su YouTube, attivate la campanellina per tutte le vostre notifiche. Su leganerd.com andate nella sezione scienze per trovare la vostra notizia preferita e da Alessio Eureka in pochi minuti un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!